canne al vento si chiama così, e non querce al vento, ulive al vento. È canne al vento perché è un busto molto fragile, battuto dal vento. Lei prende il titolo del romanzo da un filosofo francese, matematico francese, che si chiama Blaise Pascal, Biagio Pascal, il quale aveva descritto l'uomo come una canna che da un lato si trova arrampicato alla terra e dall'altro lato anela verso il cielo, senza la possibilità di sradicarsi dalla terra e di volare se non con la morte verso il cielo, perciò canna al vento. Noi siamo nelle ultime letture, le ultime pagine. Quando finalmente, dopo aver rovinato completamente le zie, questo Giacinto mette la testa a partito e va a Nuoro a lavorare, il secco Efix sente dentro di sé il bisogno di andare via, unirsi a un gruppo di poveri, di persone che chiedono la questua nelle feste, e gira e rigira alla ricerca della sua pace interiore, mortificando se stesso nel chiedere la questua. In questo periodo succedono un sacco di cose, perché quando poi torna a casa trova Giacinto in procinto di sposare Grixenda, e per la rabbia di questo matrimonio zia Noemi decide finalmente di sposare il cugino Don Predu, il quale è assai facoltoso e ha comperato, come dicevo prima, l'ultimo poderetto che era rimasto alle sorelle Vittor. Quindi, diciamo, si chiude in maniera lieta, se non fosse per il terribile dramma interiore che attraversa tutti i personaggi, costantemente, anche in questo momento di felicità raggiunta. Le ultime pagine, Giovanna Verdugo, pagina 190. La prima notte sostò in una cantoniera della valle, ma non poté dormire. La notte era limpida e dolce. Sul cielo bianco, sopra la valle chiusa da colonne di rocce, la luna pendeva come una lampada d'oro dalla volta di un tempio. Ma un uomo malato gemeva nella cantoniera, triste come una stalla, e il dolore umano turbava la solitudine. Efix si ripartì all'alba, più stanco di prima. Ed ecco i monti d'Oliena sorgere dalle tenebre, bianchi e vaporosi come una massa di incenso, di fronte al rozzo altare di granito dell'Ortobene. Tutto il paesaggio ha un aspetto sacro, e il Redentore ferma il volo sulla roccia più alta, con la croce che sbatte le sue braccia nere sul pallore dorato del cielo. Ascoltiamo adesso Virginia Verso dal capitolo 15. Verso sera Efix ritornò dalle sue padrone. Sì, verso sera, come dopo una giornata di libertà passata girovagando ansioso e scontento. Tutto era tranquillo e triste lassù. Il monte s'affacciava sopra la casa nera sul cielo verdolino del crepuscolo. La luna nuova cadeva sopra il monte. La stella della sera tremolava sopra la luna. Il portone era chiuso, l'erba cresceva lungo il muro e sugli scalini, come davanti a una casa abbandonata. Ed Efix ebbe paura a picchiare. Vide la porticina di Grixenda che brillava come un rettangolo d'oro sul muro nero e ricordò l'incarico di Zuannantoni.